anche con il cuore, ringrazio tutti i presenti, molte persone sono appena arrivate, altre sono qui da stamattina, quindi veramente coraggiosi e generosi, per cui grazie davvero a tutti, non in mio nome personale ma in nome di questo fantastico paese, fantastico popolo al quale dedichiamo da tanti anni tutte le nostre energie e tutto il nostro amore. Quindi credo che potremmo stare un'ora e mezza nel susseguirsi delle relazioni e quindi io aprirei i lavori di oggi pomeriggio dando la parola a Lama Geshe Gedun Terchin, che è il consigliere dell'associazione Aref International ed è il socio fondatore della stessa associazione, che nasce nel 2003 con il precipuo scopo di sostenere i rifugiati provenienti dal Tibet e la loro giusta causa. Quindi do la parola a Geshe Lage Terchin per quello che vorrà condividere con tutti noi. Dopodiché vorrei fare una meditazione di un'oretta, però non abbiamo tempo. Però perché il nostro tema è Tibet. Tibet, secolo a secolo meditando, è stato sull'Himalaya, siamo rimasti un po' tardi, in ritardo nel mondo, scendere giù nel 21 secolo, perché siamo meditati troppo. Però oggi non meditiamo, basta. Parte di scherzo. Grande onore per me oggi qui, davanti a voi, presentare questo ONLUS, Associazione Aref International, questo fondato da 15 anni, 20 anni, mi sembra 20 anni. 2003. Tanti anni fa. Siamo lavorato tanto, soprattutto sotto l'impegno preso da Maria, impegnato tantissimo dal suo entusiasmo per pace, cultura della pace, di Tibet, soprattutto saggezza del Lama, sono sentito il Dalai Lama, molto ispirato dal suo messaggio della pace, dialogo interculturale, dialogo interreligioso, armonia tra popoli. E questo sono il tema principale che tocca il cuore di tanti gente nel mondo. Come così, anche Maria, una persona italiana, lontana dal Tibet, cultura, tutto, ma sembra adesso più tibetana che italiana, ormai. E per me è una
perché noi parliamo tantissimo sul tema dell'integrazione, abbiamo tanti problemi in Italia, l'integrazione, Occidente, Europa, soprattutto, no? Recentemente tutti questi problemi del Siria, le cose. Integrazione per me, grande esempio Maria qua. Integrare nella cultura tibetana, il popolo tibetano, non bisogna andare anche in Tibet o nella società, tibetana. Vivendo in Roma tranquillamente, facendo il suo lavoro, ma tempo stesso tipo integrare completamente nella società e cultura, mentalità e l'anima di un popolo di altro paese. E questo è molto interessante, è rarissimo, è una cosa per me, può anche studiare, è un oggetto di studio, ricerca, come è possibile, una cosa che non posso immaginare anche, quasi, vero o no? Attenzione che la trovano da tutti. Allora, questo è poi Radicale ce l'abbiamo qui, no? Radicale c'è Radio Piachino, a proposito, vero? Sì, Radicale c'è una radio che trasmette dallo Piachino, e poi c'è una cosa, io Radicale ho combattuto per tipo tanti anni, però c'è una radio che trasmette dal Piachino direttamente, vero? È una cosa fortissima, come Amnesty, Radicale, insomma, lavorato, combattuto per diritti umani, certo. Per diritti individuali, no? Diritti personali, una cosa, lavoro pazzesco, una cosa, questa è la grandezza dell'Italia, portando nel mondo, non soprattutto nell'ONU, a livello istituzionale, è una cosa grandissima. Allora, tu queste cose, non lo so, se c'entra con l'introduzione di oggi questo argomento o no. Qua. Comunque alla fine Maria ha lavorato tantissimo, viaggiato tantissimo in Mungo Sud India, dove c'è il monastero, più grande monastero del tipo esilio, e c'è due monasteri, poi c'è nove villaggi tibetani, tutto insieme originalmente 8.000, adesso è diventato 15.000 o 16.000 raddoppiati. È un posto caldo nell'inverno, freddo dell'estate. Incredibile, vero o no? È un posto perché tibetani arriva da un inverno freddissimo e estate abbastanza caldo anche in certe zone in Tibet. Però dal Tibet è scappato, è arrivato in India, è arrivato in un posto sud dell'India, due passi dal mare, dove fa caldo in inverno e freddo in estate. È opposto completamente. Non è facile vivere lì. Io ho vissuto 20 anni lì, dopodiché io non ce l'ho fatto più. La mia fisica non riusciva a sopportare più. Veramente, non scherzo. Io vengo da Nepal, origine. Io sono nato lì. Nepal, no, però io sono nato in Nepal, Pokhara si chiama, un posto bellissimo, è clima perfetto. Pokhara. Pokhara, un'ora, 25 minuti aereo dalla Kathmandu. Bellissimo. Scusami? Sul lago. Sì, sul lago, perfetto. È quando come Kashmir, no? Bellissimo posto, Pokhara. Io ho visto nel mio karma che si è portato in studio in Karnataka, Mungor si chiama. Avevo 20 anni passato per finire tutto questo studio di tutto fine fondo e ci ho messo 20 anni e devo firmare per forza. Se ti inizia a finire allora non deve stare perché dove arriva? Non arriva nessun parte. È incidente alla fine. Allora, arrivo uscita, trovato finalmente e mi sono arrivato a Roma. Sono diventato italiano. Ormai esternamente ti vedranno, ma internamente italiano. Soprattutto romano. Allora, questa è integrazione, importantissima, integrazione, questo. Allora, Maria ha viaggiato tantissimi anni, tantissime volte lì. Veramente, guardare non è aiuta o qualcosa porta di conoscenza tramite internet, YouTube, no? Facebook, non è solo questo.
lei fisicamente è andato lì, viaggiato con tutta fatica, e tutto proprio occhio, guardato tutti i problemi, difficoltà, e ha portato questo umanitario, aiuto umanitario al tibetano, vive lì, ormai da 70 anni, o mongolo proprio da 60 anni, per in India è 70 anni. Oh, 60 anni, scusami, italiano, non 70, italiano quello con la Cina, di 70 anni di Cina, il comunismo, no? Allora questo da 60 anni lì, allora questo aiuto umanitario, poi monasteri, poi anziani, poi c'è soprattutto le case di anziani, mongoli, ha aiutato tantissimo, poi adesso c'è un progetto nuovo per aiutare la casa di anziani in Dharamsala. Questa casa di anziani è anziani, non possiede anziani, anziani, quindi sono tutti retired. Pensionati senza pensione, questo è il problema. Allora lì c'è un costo, tutti i servizi per lavorare, gli ex prigionieri in Tibet, lavorato il governo della Dharamsala, tutti questi anziani, e lì c'è una casa di anziani. Allora adesso stiamo portando questo progetto da quegli anni, è una cosa bellezza anche, no? Aiuto, siamo molto orgoglioso, l'Italia, noi portiamo questo aiuto al popolo che ha bisogno, no? E poi c'è, abbiamo riferimento in serio e diretto aiuto, non lo so, parole non trovo. Va bene, allora questo è Aref International, c'è Mariella qui per tutto suo figlio, sua famiglia, c'è tanti amici e tutti insieme questo creare questa associazione da tanti anni, una cosa simbolo dell'Italia, noi portiamo in società tibetana in esilio e questa cosa crea anche relazione tra l'Italia e il Tibet. Per questo abbiamo il vicepresidente dell'Italia e Tibet Sangmo qui oggi, per questo motivo anche molto importante la sua presenza qui, conoscere questo. Allora, anche facciamo per lavoro per la relazione tra popolo italiano e tibetano, è importantissimo. Questo Maria anche è stato consigliere per l'Italia e Tibet tanti anni, poi come rappresentante dell'Italia e Tibet anche a Roma, ha fatto tantissimo lavoro. Comunque tutto questo altro, oltre al politico, oggi non politico, almeno io parlo, io parlo sulla umanità. L'umanitario va oltre tutti i confini, però supera. L'umanitario condivide un singolo cuore, tutto essere umano. Cuore, tutto stesso colore, rosso è sangue, stesso colore è rosso. Osso è bianco, vero? È questo l'umanitario, condivide un singolo cuore, condivide tutti gli esseri umani, e questo è l'umanità, questo è sulla base di quello, questa è la base della nostra associazione Aref International. E questa è una missione importantissima. Dalla parola buddismo si chiama Bodhicitta. Nella pratica buddismo, io chiacchierò dopo sulla buddismo, parola buddismo, nella pratica buddismo c'è un solo, Bodhicitta. Un bodhicitta compreso tutto, non manca niente, tutto, uno solo fa. E come così, questa è la nostra base dell'umanità. Allora, che devo dire altro? Sono molto contento di questo, Maria ha organizzato tutti questi eventi, mostra bellissima. Poi c'è mandala, disegni, musica, super. Questa conferenza, condividere questo nostro conoscenza, esperienza, e tutta questa cosa è meravigliosa. Veramente grazie tantissimo Maria, che devo dire, parole non mai sufficienti per ringraziare Maria tutto quello che ha fatto per tibetani e soprattutto quelli bisognosi. Grazie.
Grazie Geshe-la, hai detto troppe volte il nome Marilia e io quindi voglio dire una volta di più il nome di Geshe-la Gedun Tarchin, perché è per merito suo che io ho conosciuto la realtà di questo popolo, che sono entrata in contatto con i rifugiati appunto di Mungod, e quindi la mia gratitudine a Geshe-la è iniziata nel 2002 e durerà tutta la vita. Grazie Geshe. Quindi ora passerei la parola a Geshe Gawandon Dup, dell'istituto, diciamo ospite in questo momento dell'istituto Samantha Badra, che presenterà una breve diciamo storia anche della sua esperienza come tibetano e come tibetano in Siria. Prima di tutto vorrei ringraziare Marilia che ha organizzato l'incontro di oggi e tutti presenti qua e anche voi tutti, e sono felice di essere tra voi. Allora, io vengo dal monastero Gaden in India, Tsavakamze, e sono qua in Roma presso l'istituto Samantha Badra con altri miei colleghi, altri quattro monaci, e siamo qua per diciamo raccogliere fonti per il monastero. Quindi dunque noi facciamo delle mostre di creazione di mandala presso vari posti, e specialmente anche per la pace del mondo, anche creare uno spazio con un raccoglimento, e diciamo questo è quello che facciamo adesso in Italia. E come tibetano o come diciamo cultura tibetana, mi sento dire ringraziare dal cuore, dal profondo del cuore, a Marilia che ha organizzato non solo diciamo l'incontro di oggi, ma anche fa delle cose concrete per tibetani e che noi che stiamo passando un periodo molto difficile nella nostra vita, e quindi è un aiuto appropriato, ecco, quindi vorrei ringraziare personalmente. Come sono le situazioni in Tibet, ci sono diciamo informazione direi comunque abbastanza
molta informazione su cosa sta succedendo in Tibet, quindi non voglio andare in dettaglio, magari vediamo se dopo avremo tempo. Comunque forse, cioè io assumo, presumo che molti di voi sappiano cosa sta succedendo in Tibet da varie fonti di notizia, con internet o con news, con televisione, eccetera. 아니 아마 말일라기 모른다다 아니 아주 그 메인 말 찾아봐이나 로소 레제바이나 아니 지금 현재 장지 답다 아니 장지 노링 스쿨 답다 다 아니 지용기 팀 아주 메기 시작이 기술과 진대리아 찰리 남아다 진대리라고 뭐 제기요바디 메인이 저 하고 좀 고만이 감메기 다 담아지 담아지 하고 위스 앤디 제바 테미스 베치 아 달레이 네 무티니 제다 다 디직 마인 바 아니 신사 잠발레 니징기요바디 니즈두스 디사말리아 아니 자와람루 용에기 진대리 먼저 위스 E io già, diciamo, quando ero in India già sapevo, già conoscevo, diciamo, della Rama del Mariglia, che è diciamo, un monastero vicino, quindi lo sapevo che Mariglia, diciamo, faceva delle, aiutava anche il monastero vicino a me, c'è una scuola, se non sbaglio, e anche progetti, vari progetti per in Dharamsala e insomma molti parti ai tibetani, aiuti ai tibetani. Veramente una cosa bellissima. Tene morondo jeo di chic ngarang sama do mi chi gores ani sama ji gi di sa ga wi ki bu di mi sama di gores ti yong che de dan zo ta la ba lo ge ji gi bu gi ta de mo ba gi ji gi bu gi ji gi ta de na bu gi ji chue dan ju ju ji yong de gi ti la ba ha de ta di du ta de le ji gi min yong gong pe yong gi di che de mo mo ra ge lo ba ji gi san san de di dan de lo ba ji gores ani ge zo ban je ba ne 나라도 다 되게 이제 망보지 상만지 준준이 바이네 이거 뒤에 이제 영어 자료를 영어 자료 강의 간에 네 강의 세트 비치들 뭐라고 가지고 그랬어. Mi è piaciuto molto, diciamo, come dire, come prima diceva Geshe-la, della il cuore, l'aspirazione dell'associazione, no, dell'umano, ecco, della umanità, di considerare come di tutti esseri, come uguale. Questa è una cosa che anche è molto vicino a me, anche mia filosofia, quindi molto, molto importante e anche interessante. E poi soprattutto si aiuta la scuola dove formano futuri, generazioni future, bambine, è molto importante, e altrettanto come diceva anche negli ultimi casa di cura dove ci sono anche molti anziani diciamo abbandonati, se possiamo chiamare, quindi veramente cioè sono molto colpito da questi lavori che stai facendo. Ini dah moron tu dijawab di tenin dan dah dia yang tu moron dah ama marilla moron dah ini naza maya watang dan dia gigi moron besok pagi gigi lebur di ane kira dan kira cibu mana mana tu je gigi ini ngaya ngaya di malam dah ane tadi ini ni kamu jauh orang buat ni di sini jumpa orang orang sana tin tin jadi susu cecah cecah buat tiap batang buat jadi yang yang batang ane tengok ni ni jadi di kawasan ni mungkin mungkin orang buat di sana ni jadi yang ni sama ni kita mungkin jadi yang ni ane tadi malam tu ni jadi yes. Dunque, allora io vorrei fare una preghiera, un desiderio che possa questo lavoro bellissimo possa andare per lungo e che Dalai Lama, il nostro Maestro Supremo, possa vivere lungo e possa tornare in Tibet presto, se diciamo se le cose che succedono. E che possa in generale possa avere pace nel mondo. E con questo concludo il mio breve, diciamo, il discorso. Grazie Geshe-la, che le tue parole di conclusione siano veritiere e che veramente possiamo andare verso un futuro di pace.
Ecco, ora avrebbe dovuto essere qui con noi l'onorevole Antonella Incerti, deputato del PD. Purtroppo è stata richiamata in anticipo in un suo impegno istituzionale a New York e quindi non è potuta essere presente. Mi ha inviato un intervento che avrebbe fatto e chiedendomi di leggerlo, e quindi io lo leggerò a breve, non vi spaventate. È un tema che avrebbe voluto trattare Antonella di particolare rilievo e importanza, riguarda il fragile ecosistema tibetano, che non riguarda soltanto il Tibet ma riguarda un po' il futuro di tutti noi, e quindi condivido con voi questa relazione testuale dell'amica e collega Antonella. Il titolo di questa relazione è «Per amore del Tibet, per amore del mondo». E apre con una frase del Dalai Lama, il quale dice: questo pianeta blu è la nostra unica casa e l'altopiano tibetano è il suo tetto. Ha bisogno di essere protetto non solo per il popolo tibetano, ma per la salute e la sostenibilità del mondo intero. Le parole pronunciate dal Dalai Lama nel 2015 alla vigilia della Conferenza Mondiale per il Clima di Parigi, COP21, sono cristalline e assai attuali. Nei giorni in cui una nuova generazione di uomini e donne marcia per le strade e le piazze del mondo chiedendo un cambio di rotta sulla via dello sviluppo, l'appello del Premio Nobel per la Pace, Sua Santità il Dalai Lama, ai governi del mondo ci chiama tutti a un impegno comune che tenga insieme diritti umani fondamentali e cura del pianeta. Salvare la storia di un popolo e insieme la più grande mole di ghiaccio dopo i due poli, nord e sud, che il mondo ha a disposizione. Con i suoi 46.000 ghiacciai soddisfava un terzo del fabbisogno di acqua, dissetando miliardi di persone che vivono nel sud-est asiatico. Gran parte dei fiumi che scorrono in Asia nascono in Tibet. Purtroppo il Tibet sta sperimentando sempre più in fretta gli effetti del cambiamento climatico. Il plateau tibetano ha registrato un aumento della temperatura di circa 0,3 gradi centigradi ogni 10 anni. Ciò significa che negli ultimi 50 anni la temperatura è aumentata di circa 1,3 gradi centigradi. Gli effetti sono misurabili: ritiro dei ghiacciai, deterioramento del permafrost, che è il suolo permanentemente ghiacciato, aumento della desertificazione. Questi cambiamenti mettono sempre più a rischio la sussistenza delle popolazioni nomadi e non solo. A questa situazione non è certo estranea la Cina. Da quando ha occupato il Tibet si è resa responsabile di una serrata politica di sfruttamento del territorio, con azioni di deforestazione intensiva che hanno provocato via via sempre più frequenti inondazioni, sfruttamento delle risorse minerarie che ha inquinato i fiumi, realizzando infrastrutture fortemente impattanti. Ancora, le enormi dighe costruite per fronteggiare le conseguenze dello scioglimento dei ghiacciai ha messo in repentaglio la vita delle popolazioni che sono scese sempre più a valle, costrette a trasferirsi nei villaggi ghetto. Si stima che 100.000 unità di famiglie nomadi legate alla pastorizia sono state costrette ad abbandonare le aree del Qinghai per trasferirsi nella zona del Sanjiang, perdonatemi la pronuncia, dove tra l'altro nascono il fiume giallo, il fiume azzurro, il Mekong, e andare a vivere in piccole abitazioni. Trasferimento giustificato dai cinesi come protezione delle praterie dal pascolo eccessivo per prevenire la desertificazione. Le cose possono essere lette in tutti i modi. Ma come può essere che un'antica cultura nomade possa diventare una minaccia per l'ecosistema tibetano? In realtà i pastori nomadi sanno bene come trattare le loro praterie, sanno bene come preservarle, e in verità, e al contrario di quanto affermato dal governo di Pechino, aggiungo io, il loro trasferimento ha reso meno forte la capacità di rigenerazione dei terreni. Preservare il loro diritto di rimanere nelle loro terre sarebbe un contributo a migliorare e preservare l'intero ecosistema.
L'interdipendenza tra i tascoli, i nomadi e il sistema di drenaggio dei fiumi in Tibet sfida la nostra attuale concezione del principio di sovranità dello Stato. I cambiamenti climatici che ci troviamo ad affrontare riguardano tutti e dovrebbero costringere i governi a un livello superiore di riflessione morale. I leader di Stato devono capire che le azioni interne si ripercuotono oltre i confini nazionali. Le politiche interne possono avere importanti conseguenze sull'ecosistema degli Stati confinanti, nonché sul clima globale. Il degrado del grande altopiano avrà un effetto devastante in grandi aree dell'Asia, soprattutto Cina e subcontinente indiano. La popolazione cinese dovrebbe riconoscere che lo stato di degrado è un pericolo prima di tutto per se stessa e cominciare ad adottare misure urgenti, con la consapevolezza che il rispetto dei diritti umani fondamentali è strettamente legato al rispetto di un intero ecosistema e che solo i tibetani possono essere fautori di questa cura. In questo senso, le parole del Dalai Lama al mondo continuano ad essere vere, nel senso di verità, perché continuano a parlare non solo a beneficio del suo popolo e per il suo popolo, ma a beneficio del mondo intero, cinesi compresi. Preservare il terzo polo, l'equilibrio di un ecosistema così delicato, diventa altrettanto importante quanto quello di rivendicare diritti umani fondamentali per i tibetani e per tutti noi, aggiungo. Vi saluta con affetto e vi ringrazia per la vostra partecipazione e con la certezza che contribuirete a diffondere le tematiche che ha sviluppato e voluto condividere con voi. A questo punto colgo l'occasione per una brevissima parentesi per informare le persone che eventualmente fossero interessate che diciamo anche attraverso l'Associazione Italia Tibet si sta cercando di ricostituire l'intergruppo parlamentare per il Tibet. È un impegno grosso, importante, difficile, si scontra con molte complessità che ciascuno di voi può immaginare, però contiamo che di nuovo un intergruppo parlamentare per il Tibet possa nascere e vedere la vita dopo che il precedente ha, come dire, interrotto e chiuso i propri lavori. E quindi, insomma, penso che anche l'impegno di tutti i parlamentari possa essere significativo in tal senso. Allora, adesso cedo la parola a Laura Hart, che è rappresentante ONU del Partito Radicale e che diciamo, ci presenterà la sua relazione che riguarda in senso lato i diritti umani, se io non vado errata, o comunque i problemi dell'autonomia e della libertà di un popolo e la nostra libertà. Prego. Grazie mille Mariglia, anche ovviamente dell'invito. Volevo ringraziare anche Riesce Gedontarci, che ha ricordato appunto come la lotta del popolo tibetano è pienamente anche lotta del Partito Radicale da tanti anni e che ha ricordato anche l'importanza che a questo tema ha sempre dato Radio Radicale, dando conoscenza anche agli italiani, dando tutte le informazioni, per cui credo che magari più persone di quanto non potevano essere sono informati, sono impegnate in questa lotta. Ringrazio appunto anche Alessandro Ruffini, che è qua sempre per Radio Radicale, che dunque renderà fruibile anche questo dibattito per tutti. Purtroppo, perché tu giustamente hai ricordato che noi abbiamo un corrispondente che parla da Pechino, purtroppo da un po' di tempo da Pechino non può più parlare perché Radio Radicale è l'unico media italiano che non ha ricevuto il visto giornalistico. Non è un caso, ovviamente, credo, però in questi giorni forse avete anche sentito che appunto quel corrispondente comunque continua a lavorare nel sud-est asiatico, continua ovviamente a occuparsi molto della Cina
e in questi mesi in particolare sta a Hong Kong. Anche in questi giorni mi stava scrivendo fino a pochi minuti fa, perché più o meno sapete tutti quello che sta succedendo lì. E va sottolineato secondo me questa sua presenza, perché sempre nel quadro mediatico italiano siamo gli unici che abbiamo avuto anche a Hong Kong una presenza così costante, un'attenzione così costante a quel tema, mentre c'è un servizio pubblico che solo pochi giorni fa ha mandato per la prima volta un corrispondente lì. Credo, oltre al fatto che siamo presenti in loco attraverso Francesco Radicioni, appunto, che la questione attuale di Hong Kong è molto importante anche per noi oggi. Devo dire che in quanto difensore dei diritti umani, però non essendo tibetana, non essendo magari uigura, come non sono Falun Gong, o come potrei dire non sono cecena, non appartengo a una, sono una di queste persone fortunate che in realtà non appartiene a una minoranza che è molto libera di agire, e per quello magari ha anche più possibilità di agire, ha anche il dovere magari di parlare di quello che succede nel mondo. Però una cosa che mi è sempre risultato un po' difficile nel passato è vedere come le singole minoranze, spesso anche maggioranze oppresse, spesso tengono a guardare soltanto la loro causa. E credo che il popolo tibetano nei decenni passati, grazie soprattutto ovviamente alla figura emblematica, una figura così carismatica come il Dalai Lama, è riuscita molto bene a far almeno conoscere la sua causa, a portare tante persone a avvicinarsi a questa causa, ovviamente anche grazie al simbolo, al valore del buddismo che poi portava anche alla causa politica. Devo dire che ultimamente magari la causa tibetana la vediamo un po' meno nei media, la vediamo molto meno nei fori internazionali, mentre posso dire che finalmente anche per esempio la causa dei poveri uiguri, che non voglio dire purtroppo per loro, però sulla scena internazionale sicuramente gioca, sono musulmani, per cui per tanti anni, per decenni sono stati ignorati. Ci è voluto appunto l'incarcerazione di massa di tra 1 milione e 3 milioni di persone per far emergere finalmente quello che sta accadendo anche da tanti anni nella regione autonoma dello Xinjiang. A Hong Kong in questi giorni, in questi mesi possiamo dire, siamo dovuti arrivare anche al punto in cui purtroppo questa tenuta anche della non violenza che c'era tra i manifestanti è a rischio. Abbiamo visto che soprattutto l'ultima notte è stata molto dura, è stata molto difficile, e purtroppo dobbiamo anche dire che appunto la tenuta dei manifestanti stessi, di alcuni manifestanti stessi, sta venendo un po' meno. Ovviamente questo giove poi a Pechino, perché già il sostegno, possiamo dire a parola, sì, in alcuni parlamenti c'è un forte sostegno occidentale, parlo poi, c'è un forte sostegno alla causa Hong Kong in questo momento nei singoli parlamentari. Vediamo però che a livello governativo è tutto ancora da dimostrare. Abbiamo visto gli auguri dei vari governi al presidente Xi Jinping il 1 ottobre per i 70 anni della fondazione della Repubblica Popolare, non abbiamo visto tanti auguri anche al popolo di Hong Kong per andare avanti. Diciamo, sono tanti fronti aperti, poi ovviamente c'è anche la questione del Sud Mongolia, di cui ormai nessuno parla, ancora nessuno ha parlato, c'è la questione dei tanti difensori dei diritti umani, dei tanti democratici anche della maggioranza cinese, dei Han cinesi, che anche questi, salvo qualche raro caso, non ci vuole un premio Nobel che muore dentro il carcere purché qualcuno ne parla. Però insomma sono tutte persone, non voglio dire popoli, però appunto sono tutte persone dimenticate. E a me ha fatto grandissimo piacere vedere il mio sfilare per le strade, purtroppo a Roma no,
a Milano pare che c'era qualcuno, però non abbiamo visto molto mai, che a Bruxelles, a Washington, a New York, a Berlino, ecco, tutti questi popoli si sono uniti e hanno manifestato insieme, e credo che proprio questo ci vuole l'unità in questa lotta che quel giorno hanno chiamato una lotta contro l'autoritarismo. E credo anche quando tu hai fatto appello all'intergruppo, penso per esempio c'è già un intergruppo al Parlamento italiano sul Taiwan, perché non chiedere agli stessi membri di occuparsi anche del Tibet, di occuparsi anche dello Xinjiang? Io credo che dobbiamo unire per quanto possibile tutte queste forze politiche, perché alla fine si tratta, poi arriverò anche alla questione del diritto internazionale dell'autonomia, però in fondo si tratta di questioni meramente politiche, e dunque dobbiamo cercare di unire per quanto possibile tutte queste forze. Ovviamente il Partito Radicale su questo ci sta, poi siamo anche transpartitici e dunque già tanti deputati, senatori fanno parte del partito e sicuramente sono aperti a questo discorso. Dicevo sulla questione dell'autonomia, e per quanto è politico, voi lo sapete probabilmente meglio di me, avendo vissuto, alcuni di voi almeno, la questione in prima persona. Esiste ovviamente un diritto all'autodeterminazione. La Costituzione cinese poi prevede che il Tibet, lo Xinjiang hanno appunto queste autonomie. Poi sapete anche meglio di me che di tutto questo in realtà c'è ben poco. Perché, come per tutti i diritti umani, sulla carta abbiamo tutto, è tutto garantito, abbiamo pure gli organi che dovrebbero vegliare su questi diritti, li abbiamo a livello nazionale, li abbiamo a livello regionale e internazionale, dopodiché vediamo che sempre meno riusciamo a farli affermare. E lì, io in quanto rappresentante all'ONU, qualcuno mi dice che sono fissata con la Cina, che ormai è diventata una battaglia fissata sulla Cina, che non vedo più nient'altro. Perché? Perché la Cina purtroppo, neanche di nascosto, lo dichiara apertamente, ha preso come sua missione quella di mettere in discussione anche quanto scritto sulle carte. Parlo della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, del Patto Internazionale per i Diritti Civili e Politici, quello per i diritti sociali, economici e culturali, perché la Cina è cominciata a parlare di diritti umani con caratteristiche cinesi. Ed è un cambiamento che è avvenuto sotto il presidente Xi Jinping, perché è evidente che la Cina da decenni non rispetta, da 70 anni almeno possiamo dire, no, non rispetta i diritti umani. È evidente che nel mondo sono stati fatti tanti errori e non si è stato in grado di contrastare tutte le violazioni che sono avvenute lì. Però io credo che, e non solo io credo, tanti credono che dopo il crollo del muro di Berlino, negli anni 90, quando in Occidente abbiamo pensato che la guerra ideologica fosse vinta e che la strada da ora in poi fosse sempre in avanti verso più democrazia, più diritti umani, più Stato di diritto, dunque anche scegliendo coscientemente, facendo questa scommessa, di aprire alla Cina, sperando che poi il modello di Hong Kong in realtà sarebbe diventato il modello di tutta la Cina, dunque più apertura economica, partecipazione al mercato mondiale, dopodiché seguiranno anche più diritti civili e politici, perché le rivendicazioni del popolo saranno tali. Secondo me le rivendicazioni del popolo in effetti sono tali, però non abbiamo fatto certamente i conti con la tenacia, la volontà di un regime profondamente antidemocratico, profondamente contrario alla concezione dei diritti umani universale. Un regime autoritario, sanguinario, che appunto oggi alle Nazioni Unite e in tutte le sedi internazionali non ha più nessun timore di rivendicare questa sua posizione. La Cina ormai rivendica che loro sono il modello che evidentemente, visto le cifre della crescita economica, visto quante persone sono riuscite a sollevare dalla povertà,
ed è vero, nel senso, se guardiamo solo i numeri, certo è vero, se vieni da un assedio per fame del popolo e non muoiono più milioni di persone per anno, è vero che un salto in avanti lo hai fatto, però qual è stato il prezzo e qual è ancora il prezzo da pagare? Ed è evidente che un Occidente non può avere gli stessi numeri di crescita economica per tantissime ragioni, però appunto non partendo da sotto zero è molto difficile. Però la Cina riesce a portare avanti questo messaggio senza pudore, riesce alle Nazioni Unite, e questo lo so in prima persona, a far sparire dei documenti come quello che il Partito Radicale ha depositato insieme al Tibet Office di Ginevra per la revisione periodica e universale sulla Cina nell'autunno scorso. Magicamente spariscono e nessuno dice niente. Ci sono dei funzionari anonimi dell'ONU, certo, che denunciano, ci sono tanti ONG che denunciano, però non si può fare nulla, e questo succede su base quotidiana. Il Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite non è in grado di formulare una critica contro la Cina, anzi a luglio di quest'anno, quando 22 stati, non in sede ufficiale, però quando 22 stati occidentali hanno chiesto all'alto commissario Bachelet, l'alto commissario per i diritti umani, di valutare la possibilità di una commissione d'inchiesta dell'ONU su quanto accade appunto con gli uiguri nella regione dello Xinjiang, qualche giorno dopo, subito, ovviamente la commissione non è arrivata, però subito, qualche giorno dopo, 37 stati membri dell'ONU hanno mandato un'altra lettera all'alto commissario congratulandosi con la Cina per le grandi politiche per i diritti umani che sta portando avanti in Cina, nello Xinjiang, e lodandoli per le politiche di deradicalizzazione che riescono a fare. Tra questi paesi, peraltro, tantissimi del mondo arabo, cioè quelli che poi magari rimproverano perché un paese riesce sempre a essere condannato all'interno del Consiglio dei diritti umani e si chiama Israele. Perché l'Israele è noto, no, per tutti questi paesi, calpesta quotidianamente i diritti dei palestinesi, eccetera. Questo soprattutto ovviamente dai paesi arabi. Ecco, però, quando una minoranza musulmana viene incarcerata di massa, arbitrariamente, senza processo, le famiglie che vengono, come si dice, i bambini che vengono strappati, no, perché giustamente condanniamo il presidente Trump e le politiche americane, ma quando succede in Cina va tutto bene, anzi vanno lodati. Una popolazione appunto di musulmani che non possono praticare la loro religione, che non possono osservare il Ramadan, che non possono pregare, tutto questo grande lodi anche dell'Arabia Saudita, eccetera. Dunque è evidente che dietro c'è una politica economica, di estorsione, di riscrittura proprio delle regole. Poi non parliamo ovviamente di quanto sta accadendo in Africa, anche questi grandi sponsor ora della posizione cinese all'ONU. È evidente che tutto questo rende molto difficile il nostro lavoro, perché non solo una questione sarebbe: abbiamo fermi i principi, c'è un ordine internazionale, un organismo delle Nazioni Unite, un Consiglio dei diritti umani che comunque mantiene quei principi, poi non riusciamo a affermarli, magari non abbiamo gli strumenti, però almeno abbiamo una coalizione di stati che riesce a lavorarci, che riesce a concepire degli strumenti, che riesce a concepire e esprimere un'opinione comune. Chiamiamola un'autorità morale. Non solo non abbiamo questo, abbiamo anche un'ONU che sempre di più sta diventando una piattaforma dove le regole e le opinioni espresse sono esattamente il contrario di quello che è scritto nel suo statuto. Ovviamente è frustrante, lo dice,
te l'ho detto quando sono arrivata qua, io credo che tutti noi, anche guardando Hong Kong per esempio, fino a qualche settimana fa magari c'era più speranza, no? Si spera sempre che questa volta riusciremo a fare breccia, questa cosa farà reagire Washington, farà reagire Londra, farà reagire Roma e tanti altri capitali. Invece vediamo che insomma succede ben poco, e anzi più passa il tempo più appunto si rischia di perdere l'attenzione internazionale, si rischia che i manifestanti perdano fiducia, e dunque sempre di più si rischia anche di andare incontro a maggiori scontri, maggiore violenza anche da parte degli stessi manifestanti, anche se non sempre provocati, perché ci sono certe distanze di provocazione, però stiamo anche attenti, dobbiamo anche osare condannare quando ci sono errori dei manifestanti. In tutto questo l'Italia, purtroppo è vero che Maria è una forza molto importante, però l'Italia ovviamente verso la Cina sappiamo che è un disastro. Stiamo cercando di lavorarci, di far presentare appunto a compagni radicali nei diversi partiti delle interrogazioni, delle mozioni, questo continuerà anche nelle prossime settimane, cercando di impegnare il governo italiano perlomeno a prendere una posizione chiara, che può anche essere il contrario della posizione che vorremmo noi, ma almeno ci sarebbe chiarezza, ci sarebbe conoscenza. In questo senso è molto importante la posizione che ha preso questa settimana la Svezia, che ha chiesto all'Unione Europea di prendere una posizione forte rispetto alla Cina, una Svezia molto preoccupata perché vede come Cina, come Pechino e Mosca stanno sempre collaborando anche sul piano militare. Io a volte penso, cioè, penso allo scenario della guerra fredda, no? All'epoca. A volte penso, almeno c'era una guerra ideologica. Secondo me è già in corso, nel senso c'è già una guerra iniziata chiaramente da Pechino, Mosca appoggia, tanti altri stati appoggiano. Mi sembra che qua in Europa non ci siamo ancora svegliati, non ci siamo resi conto che questo sta succedendo. Credo che a Washington, no, anzi sono convinta che a Washington c'è più consapevolezza, e non parlo solo della guerra dei dazi da parte della Casa Bianca a Pechino, ma soprattutto per quanto sta accadendo all'interno del Congresso americano, dove c'è una forte pressione bipartisan di entrambi i lati, su questo non c'è nessuna guerra tra democratici e repubblicani, che stanno spingendo appunto per il Hong Kong Act, stanno spingendo per un Uyghur Human Rights Act, hanno già in passato, l'anno scorso credo, un Human Rights Act sul Tibet, e dunque mi pare che lì ci sia molto consapevolezza. Io spero che qua in Europa riusciamo a fare coalizione, a cooperare con chi negli Stati Uniti sta lavorando su questo, perché l'unico modo è di fare scudo comune, di farlo in tutte le istituzioni dove possiamo, e innanzitutto di essere molto consapevole di quanto, cioè, di tutte le cose che veramente sono a rischio. Non stiamo parlando, e il Dalai Lama l'ha detto decenni fa, ma anche Marco Pannella lo diceva sempre, guarda che qua non stiamo parlando solo del popolo tibetano, non stiamo parlando solo del popolo uiguro, non stiamo parlando solo di Hong Kong, non solo dei cinesi, non solo di alcuni africani, non solo di... Lo vediamo, quando ignoriamo tutti questi problemi, prima o poi il prezzo da pagare arriva anche qua. È già arrivato in termini commerciali, ed è evidente, come fai a competere con un paese dove non si rispettano i minimi di diritti, ma arriverà anche sul piano dei diritti civili e politici. E in Italia, non lo sapete, in Italia già di fatto è impossibile manifestare. Ti ricordi quando è venuto il presidente Xi Jinping? Non si poteva manifestare. In piazza però c'erano i bambini con le bandiere cinesi, quelli sì.
noi abbiamo ottenuto appunto di poter andare davanti alla RAI, perché prima ci volevano mettere a questo petrolio dove sicuramente nessuno ci avrebbe visto. Dunque in Italia già, cioè è paradossale, ma a Hong Kong in questo momento c'è più libertà di manifestare che in Italia. Stiamo molto attenti, perché il prezzo è già arrivato e non è neanche arrivato quando si è insediato il ministro Di Maio, era già molto prima, neanche nella scorsa legislatura, ma già in quella prima, dove appunto quando abbiamo cercato di far denunciare quanto succedeva nello Xinjiang al Senato italiano ed è stato negato, non solo è stato negato l'ingresso a un cittadino tedesco. Lui è anche stato preso dalla Digos, tenuto in stato di fermo per 4 ore, eccetera. Tutto questo sta già accadendo, il che vuol dire che la mia fissa con la Cina, forse non è solo una fissa con la Cina, ma è una fissa proprio col sistema della cinesizzazione che la Cina sta cercando di portare avanti anche qui. Grazie. Che dire, Laura, mi sembra che le tue parole siano significative, siano intense, siano segno di esperienza del passato, di considerazioni profonde dello stato del nostro presente e di monito che, insomma, perché la nostra attenzione sia rivolta verso il futuro, in modo tale che quanto accaduto nel passato attraverso le inadempienze del presente non dettino il nostro futuro. Futuro appunto di tutti noi. Colgo l'occasione per ringraziare, oltre a Laura, per essere con noi qui oggi, al Partito Radicale per essere sempre con il popolo tibetano nel caso di specie e con qualunque minoranza massacrata, calpestata e vilipesa. Non ricordo un solo evento. Cambiano i colori politici, cambiano i governi, cambiano le posizioni, ma non ricordo un solo evento della causa che ci vede coinvolti e cui diamo anima e cuore, in cui il Partito Radicale non ci sia stato, questo lo puoi dire tu, non ci sia stato e sono sicura non continuerà ad esserci con determinazione, con tenacia, con presenza costante. Quindi vuoi aggiungere qualcosa sul congresso del sì, Partito no, Radicale sì. Che ci sarà? Esatto, forse per chi è interessato su questo tema e ovviamente anche tanti altri temi, ci sarà il congresso degli iscritti italiani al partito, gli iscritti in Italia del Partito Radicale a Napoli dal 31 ottobre al 2 novembre. Dunque chiunque è interessato, ovviamente troverete poi tutte le informazioni anche sul nostro sito partitoradicale.it. Grazie di nuovo e quindi lascio la parola adesso ad Angelo Andrea Vegliante nel suo duplice ruolo di giornalista e di supporter dell'associazione Aref International, perché è lui la persona che recentemente cura tutti gli articoli che escono sul nostro sito, quindi grazie anticipatamente a te Andrea e presenterà una sua relazione appuntamento con la cultura. Allora, grazie Maria. Sì, io curo gli articoli per Aref International Aulus ormai da un anno. Prima di questo io non conoscevo la questione tibetana, mi sono proprio venuto a contatto con Marile e con Aref International Onlus, nonostante io nel mio lavoro mi occupo di sociale da diversi anni. Sono nato come giornalista sportivo, però poi mi sono consolidato come un giornalista, uno speaker radiofonico che parla molto di sociale come la disabilità. Noi in Italia abbiamo un problema che si chiama disabilità, e io con web radio, testate online, testate cartacee mi sono sempre occupato di parlare di questi temi, no? Delle famose minoranze. Noi in Italia abbiamo questa parola minoranze che utilizziamo spesso e che non sappiamo mai che significato dargli. Solitamente io agli eventi, quando mi chiamano a parlare, non preparo mai nulla, vado, parlo, insomma, dove mi porta il cuore.
Oggi però mi sono segnato alcune cose, perché io comunque ho comunicato in giro questo evento, ho detto guardate, mi hanno chiamato a parlare a questo evento, si parla di Tibet, non so se conoscete la tematica, probabilmente no, e perché non venite. In particolare io quest'oggi avevo invitato una persona che non conosco, che ho avuto modo di sapere attraverso dei miei amici. Ho detto, ho visto i canali social di questa persona molto attiva nel produrre contenuti parlando di altre questioni parallele alla questione tibetana, dicendo, insomma, professandosi come un utente in grado di smuovere coscienze attraverso i social. Gli ho detto, perché non vieni? Gli ho lasciato anche un biglietto, vieni, sicuramente ti può interessare, visto che online hai una forte presenza di questo tipo. In questo momento questa persona si sta preparando per fare un aperitivo con gli amici. Questa cosa è molto comune e io lo riscontro tantissimo, non solo nelle persone della mia età, ma anche proprio nella dinamica. È tutta, secondo me, una dinamica molto comune, non riguarda determinate popolazioni, ma in Italia è una cosa che io noto molto spesso. Si tende a mettere in un angolo, in questo caso nel mondo digitale, quelle che sono le questioni sociali. Se accade un fatto, come ad esempio quelli recenti che è accaduto a Trieste, no? Non so se lo sapete, sono stati uccisi due carabinieri, o in passato comunque situazioni in cui magari una persona con disabilità non viene rispettata, gli viene rubato il posto, online, su Facebook, Twitter, io vedo sempre uno scroscione di persone pronte a dire la loro: ah, io mi sento vicino a questa persona perché come non si può essere vicino magari a un carabiniere morto, a una persona con disabilità maltrattata, alla questione tibetana. Online è questo, online siamo tutti dei fortissimi samaritani, però nella realtà poi quando c'è da chiamare concretezza facciamo gli aperitivi. E questa è una tematica che esprime molto anche la politica, no? Una tematica, la politica ormai è diventata neanche più propaganda, è diventata caccia un po' all'hashtag di turno, ormai si cerca sempre una situazione becera di cui parlare, no? Si dice che adesso la nostra tradizione è, sta per essere distrutta da dei tortellini. Io questa cosa, che poi si è scoperto essere una fake news, però da una fake news si parte, così la politica, qualsiasi esponente politico parte, prende e cavalca sopra degli stereotipi belli e buoni, anche se partendo dalle fake news. Secondo me dobbiamo prendere maggiore consapevolezza della cultura. Quando affrontiamo un tema che può essere la questione tibetana, dobbiamo renderci conto che non stiamo parlando di una cosa lontana a noi che deve essere relegata all'online. Io dico sempre una cosa quando mi chiamano a parlare in radio, posti così: utilizzate i social per parlare di una determinata tematica, qualsiasi sia quella che volete, Tibet, Yemen, qualsiasi. Rendetevi conto però che non deve finire solo lì, perché sì, oggi i social sono diventati un mezzo molto importante per parlare di diverse tematiche, però non si ferma solo lì. La realtà poi è questa, dove siamo noi a parlare tra di noi, a cercare di sottolineare il fatto che c'è bisogno di maggiore consapevolezza e cultura. Noi abbiamo questo, cioè che ci permette di entrare in contatto con una conoscenza illimitata. Quanti di noi magari quando non sanno una cosa prendono il telefono e dicono vabbè, cerchiamo la risposta. Non c'è consapevolezza nell'utilizzarlo, perché il tempo che magari passiamo a prendercela con dei tortellini che ci rubano la tradizione, quel tempo lì potremmo utilizzarlo per conoscere magari cosa sta succedendo in Tibet, cosa sta succedendo in Yemen, cosa sta succedendo in Italia, perché si perde molto la consapevolezza un po' della realtà a causa di tutto ciò. E questo però non è un attacco alla politica, perché un trend del tutto, questo è italiano, perché poi non so negli altri paesi come accade, il popolo prende sempre le distanze dalla politica. Questa è una cosa che non ho mai capito, da quando io ho raziocinio in me non riesco a comprendere come mai in Italia c'è il sentimento di dire tanti politici sono tutti uguali. L'abbiamo messi noi,
una cosa che io poi sembra sempre di dire delle banalità assurde, io lo ammetto, io ogni volta che mi chiamano a parlare mi sembra sempre di dire delle idiozie, delle cose che veramente basta fare uno più uno e uno ci arriva da solo. I rappresentanti della politica sono quelli che decidiamo noi, siamo noi a dare un voto, almeno chi va a votare, insomma. E se quindi la nostra rappresentanza politica fa determinate cose, significa che è rappresentanza di quello che siamo noi. Se troviamo ormai dei politici che preferiscono utilizzare i social per, insomma, farci vedere quello che è la loro vita privata, più che raccontarci cosa stanno facendo realmente per le questioni interne ed esterne, io non ci trovo nulla di strano. Io vedo tante persone che utilizzano i social per questo motivo e lo noto anche io quando magari scrivo degli articoli per Aref. Mi trovo magari una volta a pubblicare un post cretino, a me per esempio succede spesso che mi scambiano per un cinese perché ho gli occhi a mandorla, e quindi io magari tanto in tanto dico questa cosa che fa sorridere. Una mia amica ieri mi ha scritto: no, questa è discriminazione, ti stanno discriminando. Io ho fatto: no, vabbè, si scherza, ho gli occhi a mandorla, posso sembrare un cinese, e questo fa ridere, è virale, eccetera. Ci sono state recentemente due occasioni in cui io all'interno di Aref ho avuto delle esclusive. Ho intervistato una persona a Hong Kong che mi ha raccontato la situazione nel dettaglio e non ho avuto quei riscontri che magari una storia sui miei occhi può dare. Ho intervistato recentemente anche un missionario italiano che è in Centrafrica e che ha raccontato quello che si diceva prima, che in Bozum, cioè Bozum Gate, cioè che si stanno registrando dei disastri ecologici a causa di alcune aziende cinesi. Anche lì no, la condivisione sui social è stata di chi stava lì. E secondo me questa idea del fatto che in Italia non abbiamo un sentimento nei confronti del sociale, delle questioni internazionali, è perché pensiamo che non ci riguardi. Insomma, si diceva prima, è lì, è Hong Kong non mi riguarda, la disabilità sì, va bene, anche se interna non mi riguarda perché io non ho un familiare disabile, sì, il Tibet sta, sì, ma il Tibet sta lì, non so neanche in che parte dell'Asia sta, cioè una volta non ha detto il Tibet sta in Africa. Vabbè, parlo io qualche tempo fa pensavo che Valtrebbia stava in Toscana, invece sta in Emilia Romagna, vado in Valtrebbia in Toscana, guarda, sta in Emilia Romagna, però vabbè, sta di fatto che c'è questo sentimento, è lontano. Io però penso sempre una cosa: se noi viviamo in una società internazionale e siamo supervisionati da organizzazioni mondiali che appunto sono state create con l'obiettivo di rispettare i diritti umani, e se vengo a sapere che nel mondo questi diritti non vengono rispettati ma vengono più volte calpestati, io mi preoccupo. Mi preoccupo perché potrebbe riguardare me. E già mi riguarda in realtà. I sentimenti politici che stiamo vivendo, ad esempio, Stati Uniti-Italia, più volte lo abbiamo visto, ci sono state diverse violazioni dei diritti umani anche in Italia nella recente cronaca. E una cosa anche banale, diversi mesi fa, anzi no, anni fa ormai, feci un colloquio per un'azienda a Milano via Skype per una posizione simile a quella del giornalista, una cosa che devono descrivere. E dopo che superai tutte le selezioni, feci tutte le cose, mi disse: bravo, tu sei forte, dai, ci piaci, via qua, via da noi, trasferisciti a Milano. Ho fatto: come no, vengo molto volentieri. Quanto offrite nel contratto? 500 euro lordi e basta, per 6 mesi poi vediamo. Ho fatto: guardi, ora, non è per niente, non so come funziona nella vostra azienda, però io non riuscirei a sopravvivere a Milano, c'è una stanza costa anche 600 euro. La risposta fu: beh, va, la tua famiglia ti potrà sicuramente aiutare, no? Insomma, chiedi a tua madre, a tuo padre di pagarti l'affitto, di pagarti le utenze, e con i guadagni che ti fai con noi ti metti da guadagni 500 euro lordi, insomma, sappiamo tutti com'è la tassazione in Italia. Io lo racconto molto con gli amici questo episodio e far ridere e scherzare, che dice: non è possibile che succeda questa cosa, ma questa è discriminazione.
perché io per esempio vengo innanzitutto da una famiglia povera, quindi io di base, nonostante sono stato scelto perché so figo, so bravo, so gagliardo, non mi hanno assunto perché non mi potevo permettere quello stipendio. Quindi probabilmente avranno scelto uno che aveva i genitori che mi potevano pagare l'affitto e io sono rimasto a Roma. C'è poi un altro ordine di discriminazione, il fatto che quando sei un ragazzo giovane pensano che non sei capace e quindi ci sono queste politiche lavorative in Italia che non ti permettono di realizzarti appieno verso 30 anni anche. E sono tutti temi che sono legati tra loro. Se io so che vivo in una società internazionale che non mi permette di rispettare i diritti umani, io sono molto preoccupato, perché per esempio l'Italia è andata molto, molto in basso rispetto ai diritti umani. Questo io mi spero sempre un cambiamento non solo dalla politica, ma da tutti voi. Noi oggi ce ne andremo da qui, conoscendo la questione tibetana, avendo conosciuto tante personalità internazionali, nazionali, me come giornalista, e cercate di promuovere in voi un senso del cambiamento, sposate una qualsiasi causa, che sia tibetana, che sia yen, che sia disabilità, qualsiasi che vi credete che possa portare a una rivoluzione in qualche modo. Se ognuno di noi sposasse una causa in particolare, il mondo potrebbe già avere nuovi ingranaggi. Non voltiamoci dall'altra parte, perché è questo che sta accadendo in Italia. Ci voltiamo dall'altra parte per qualsiasi cosa. In Yemen si stanno ammazzando con bombe italiane. Solo recentemente hanno ottenuto uno stop di 18 mesi, però le bombe italiane stanno uccidendo civili, stanno distruggendo ospedali. Siamo noi, è la politica che abbiamo scelto noi che ha fatto questo. Concludo dicendo che si può fare molto di più nella realtà. Cercate di essere concreti. Io ho la fortuna di farlo per lavoro, ma anche prima, di quando ero giornalista, cercavo comunque di farmi notare in questo modo, perché la disabilità è stata la prima mia arma sociale che ho portato avanti, perché sentivo quella battaglia mia. Io ve lo chiedo proprio con il cuore, perché io sono il vostro futuro, io sono una delle persone che farà parte della società futura, che sarà poi la futura contemporaneità. Non voglio ritrovarmi con un futuro nel quale i miei diritti umani siano calpestati ogni giorno. Non voglio ritrovarmi in un futuro dove questioni come quelle tibetane non vengono trattate perché le riteniamo lontane da me. Grazie. Angelo, che con la carica e con l'energia dei suoi 30 anni, o non so esattamente quanti, ci spinge all'azione e ci riporta al pensiero di Sua Santità il Dalai Lama, ormai famoso, abusato, never give up. C'ha ragione lui, una causa, qualunque, con tutta l'anima, e può essere che ciascuno di noi possa essere il cambiamento che desidera. Ora, un po' per caso, un po' perché a volte le cose non avvengono mai a caso, prima della mia breve presentazione, che cambierò rispetto a quello che avevo programmato, mi piace che sia Sampo Tenzin a chiudere questa tornata di interventi, perché essendo vicepresidente dell'Associazione Italia-Tibet è in qualche maniera ciò che rappresenta la parte politica dell'Associazione Italia-Tibet, della quale io faccio parte da tantissimi anni, rappresenta la parte politica del nostro impegno a favore della causa del Tibet. Quindi secondo me, dopo l'invito all'azione, il never give up del Dalai Lama, ci sta benissimo l'intervento di Sampo Tenzin, che diciamo già il titolo mi sembra evocativo e commovente, e non a caso Sampo dice: il Tibet siamo noi. Quindi passo la parola a lui. Eh,
Buonasera a tutti. Comunque con questo, diciamo, mi ha appesantito la responsabilità di chiudere. E dunque, allora, io volevo parlare oggi proprio, insomma, molti dei miei discorsi mi ha anche anticipato, Laura mi ha anticipato veramente sulla Cina, quindi parlare sul Tibet, bisogna parlare anche sul Cina, insomma. Per cui comunque, come l'esperienza Tibet, anche per, cioè posso dire, per capire bene Cina, che anche perché secondo me la Cina non conosce bene ancora molti di noi, cioè soprattutto in Italia vedo una informazione, cioè prima 5 anni fa io credo che nessuno parlava di Cina, cioè Cina era quasi, diciamo, non c'era una cioè non si parla molto. Poi ovviamente adesso si è, diciamo, ripreso il ritmo, quindi si parla, però si parla, per me, a mio avviso, parla da un punto di vista, ecco, non parla in modo molto, come dire, equilibrato, ecco. Quindi io, cioè, come esperienza tibetana è importante, perché Tibet noi conosciamo come sia da nemici che amici, diciamo, se posso usare questa parola. Perché Tibet, cioè fra Cina e Tibet abbiamo una lunga storia, insomma. E quindi è fondamentale anche capire veramente anche il Tibet, anche per questo, per capire se uno vuole veramente capire bene Cina, anche, soprattutto Cina di adesso, anche. E anche capire come andò con Tibet, anche può essere una lezione, può essere un punto di riflessione, ecco. La Cina comunque è arrivato in Tibet fino al 48, diciamo, non c'era quasi, parlo di Cina di qua, adesso Cina comunista, noi, cioè in Tibet non c'era neanche un cinese, diciamo, c'erano 2 o 3 cinesi, ma pochissimi cinesi, cioè non c'era proprio contatto. Quindi nel 48 sono cominciati con pretesto di sempre, sai, come la comunista Cina era appena formata nel 45, se non sbaglio, e la loro programma era portare di, cioè subito il loro programma era nel loro, come dire, nel loro linguaggio si chiama di abbracciare la madre patria, portare Tibet verso la madre patria. Comunque se usano termini come cioè portare la liberazione del Tibet, e noi non, cioè per questo, per noi dal nostro punto di vista è stato occupazione ingiusta. Anche perché Tibet era storicamente, siamo un paese indipendente per molto tempo, cioè quindi nella storia ci sono dei finestre dove un po' non è molto chiaro, non per colpa di Cina, ma per noi stessi. Il Tibet era disintegrato per questa ragione, ma non per la, diciamo, comunque storicamente è un dato di fatto che Tibet era un paese indipendente. Quindi nel 1948 loro, la Cina ha portato questo progetto di comincio tutto con una strada, raramente adesso come la Cina anche ripercorre ancora questo tema di collegare, diciamo, quasi l'Europa o tutto il mondo in questo senso, con la via del seta, no? Come in inglese la One Belt, One Road Initiative. E così è cominciato in Tibet, proprio portare con una strada che collega fra Cina e Tibet. Durò 10 anni, costruito dai tibetani, ovviamente, e all'inizio sono venuti con un grande sorriso, ecco, come benefattore, ecco, di portare addirittura
ci sono delle canzoncine della strada che dicevo, ah, i cinesi sono come i nostri genitori, come grati, cioè sono, ci dorano con pioggia di denaro di argenti, ecco, ci sono dette tra i tibetani. Piano piano ho completato questa strada e poi portato, subito sono arrivati armi, esercito e via, abbiamo perso, come dire, anche grazie ai tibetani, anche ci sono alcuni tibetani, poi la Cina è anche poi molto, sono bravissimi nella portare elite, no? Cioè nel senso portare elite di un'altra nazione da parte loro, che stanno facendo comunque, anche questo stanno facendo esattamente adesso, eh? In Europa per esempio ci sono dei opinionisti, scusami, anche giornalisti, politici, nessuna categoria, siamo tutti esseri umani, che hanno per motivi personali oppure per beneficio, insomma, si sono se posso azzardarmi questo, sono vendute, ecco, in un certo senso. E come dicevo prima, Laura, veramente c'è adesso un sistema, cioè se dico in una parola, c'è una siamo arrivati in un momento dove c'è una scontri di due sistemi praticamente. Da una parte il sistema polo, diciamo, Occidente America, della democrazia, poi includiamo anche l'India, e da una parte Russia e Cina, soprattutto poi altri di quel paese, che portano questa l'autoritarismo, no? Cioè la dittatura, diciamo, della sistema del controllo dell'assoluto. Quindi questo è in atto, se vogliamo o non vogliamo, e la Cina comunque non fa anche, non è, cioè non fa neanche segreto, questo è abbastanza palese, diciamo, è conosciuto, il loro obiettivo è questo. Per cui anche noi che siamo nella democrazia, cioè nel paese liberi, dobbiamo essere, come dire, consapevoli. A volte noi nella democrazia abbiamo, spesso noi ci perdiamo, come dire, perdiamo nei nostri piccoli problemi e noi non abbiamo, perdere il quadro grande, no? Quindi molti politici, magari i nostri politici pensano solo a vincere l'elezione, della prossima elezione, non a cioè non è neanche, non entra proprio nella sua, diciamo, come dire, obiettivo. Però secondo me questa è anche è da considerare, perché la Cina pensa non a un anno, due anni, ma a 100 anni, eh? E quando dico Cina, io vorrei precisare che la Cina, il problema non è della, perché la Cina ha anche il diritto di essere un paese sviluppato, quello che vuole, però è il partito comunista cinese, che è il regime, diciamo, è quello il problema, diciamo. Perché loro, l'ideale il loro principale obiettivo è di rimanere quanto lungo la loro potere del partito, non la Cina o non neanche il paese, non pensano neanche ai cinesi, non è quello nel loro obiettivo, però magari può essere un effetto collaterale, però principalmente è di quanto possono allungare il loro potere, no? Centrale, è questo. Quindi anche in un certo senso loro, anzi, sono, cioè loro usano benefit dei paesi democrazia meglio di noi. Sapete che in Cina il governo cinese, il regime cinese ha pagina Facebook, ha Instagram, tutto, e usano alla grande. E anche adesso qua ci sono anche radio cinese, adesso non so se televisione, non in Europa ma in Africa, la televisione cinese e la CNN è quasi uguale,
cioè voglio dire, quindi loro in certo senso usano, poi in Cina no, in Cina noi non possiamo, non si può avere Facebook, non si può avere YouTube, tutte queste nostre, diciamo, belle cose, no? Che poi loro hanno, hanno creato un parallelo che possono, cioè, sono, come si chiama, Weibo, Baidu, insomma, hanno creato una cosa, sistema parallelo, come se due mondi che non cioè non c'è in Cina, praticamente i cinesi non hanno hanno la visione di solo di una parte e non hanno questa, come dire, cioè non sono informati veramente di cosa succede nel mondo, però nello stesso tempo comunque una libertà falsa, se vogliamo chiamare, di dire, cioè, diciamo, tramite loro del sociale, ecco. Quindi il punto che volevo dire è che nella democrazia anche noi stiamo perdendo quella, come dire, la visione grande, no? E questo dobbiamo, secondo me, questo dobbiamo raccogliere, cioè dobbiamo anche, prima dicevi, tu dicevi di, anche questo secondo me fa parte anche di questo, cioè di capire bene, cioè noi come se abbiamo avuto tanta libertà e ci siamo, come dire, talmente abituati che non sappiamo la sua valore vero, no? E perde, come dire, ormai, cioè poi diventa una cosa retorica, cioè quasi di routine, però dovete sapere che in molte parti del paese, cioè, questi non sono, cioè, sono, per esempio in Hong Kong, io devo dire che a Hong Kong mi sono molto, prima dicevo che c'è, sembra che adesso tutti come dire, io vorrei chiudere, ecco, in maniera un pochino ottimistico, nel senso, ma non ottimistico, ma anche ottimistico basato sul nostro, come dire, è più vicino alla nostra aspirazione umana, no? Anche cinesi, tutti esseri umani, alla fine noi abbiamo bisogno di questa, cioè di essere libero, in fondo. Noi non riusciamo a avere, non siamo, come dire, non basta avere, mangiare e stare, poi, non basta, questo è ovvio, perché la storia della civilizzazione ci spiega questo. Quindi, questo almeno io, come dire, una speranza che anche i cinesi un giorno, diciamo, capirà questo, che non basta solo, diciamo, avere, soldi o cioè la comfort fisica è importante, tutti abbiamo bisogno, ma però non è solo questo, abbiamo bisogno di qualcosa di più. E per cui io spero che anche, perché questo dico, perché Hong Kong, per esempio, sono cinesi, cantonesi, e sono considerati, prima di questo della rivoluzione ombrella che è stata 2-3 anni fa, sono considerati molto lavoratori, gente che pensa solo a soldi, magari pensa non troppo, comunque è molto dinamica, molto fredda, ma però sono rimasto, come dire, questo improvviso, una quasi, no? Come dire, loro l'espressione di cioè sono meravigliato veramente, e sono giovani, molto giovani, che dicono che noi siamo anche pronti a, proprio, come dire, dare la vita per la libertà. Questo qualcosa forse anche è rimasto nei nostri, se dico in Italia, magari dei partigiani, sai, appena dopo guerra, ecco, c'era forte questa sensazione, sì, di diciamo. Quindi adesso sul Tibet ho detto pochissimo, però comunque voglio dire, allora io vorrei chiudere qua, che non è tutto perduto, alla fine comunque io credo che, essendo umani, tutti abbiamo,
cioè la nostra aspirazione di essere libera, secondo me ci salverà, ecco. Questa è l'unica consolazione che posso dare, è questa. Però no, veramente credo fermamente questo, perché se no saremmo già, diciamo, come dire, cioè è molto il quadro è molto pessimistico, no? Come con la Cina, che adesso omnipotenza del Cina, però io credo che in fondo veramente anche loro, i cinesi, soprattutto il popolo cinese, no? Non il regime, il popolo cinese veramente cioè ci sorprenderà, ecco. E con questo concludo e magari... Grazie. Scusa Maria, rubo solo 5 minuti o 2 minuti, 3, vabbè, contalo, no, ascoltando dalla rappresentante del radicale, dalla Italia Tibet, mi viene qualche riflessione interessante sul Tibet, perché prima di perché non parlo politico, adesso non è politico ma solo una chiacchiera, sul politico, diciamo. Questo tema di Hong Kong è molto interessante, perché Hong Kong adesso frase di sfida fortissima, sfida per questo due sistemi, un Stato e due sistemi. Questo è l'unico paese quasi del mondo, abbiamo Cina popolare, abbiamo questo, stabilito questo sistema, due sistemi, un paese. Allora questo Hong Kong è democratico, loro hanno loro basic law, si chiama legge base. Solo questo, loro hanno il loro parlamento, le loro monete, hanno tutti quasi democratici come vive nella, sotto inglese fu. Però adesso questa lotta, quasi due mesi, non lo so, un mese più, c'è una sfida contro questo, per il loro diritto, diciamo, per il sistema democratico, ma sotto Cina. Questo è, adesso noi guardando, guardiamo che se questo vince loro o vince Cina popolare, non sappiamo dove verso che direzione andando questo, molto interessante, molto curiosità, io. Perché se fallisce questo Hong Kong, sistema di Hong Kong, e fallisce Cina, due sistemi di Cina, come fallisce, e vuol dire il nostro strumento di battaglia per Tibet è via di mezzo, e fallisce. Perché il nostro via di mezzo è quello che noi cerchiamo. Si chiama Middle Way, e noi cerchiamo è una soluzione sotto il Cina, ma grande autonomia democratica, quasi questa cosa, no? Tipo Hong Kong. Se fallisce Hong Kong, il nostro via di mezzo. Questo per me è molto interessante, vero? Per poi il diritto umano c'è altro molto complicato, tema difficile comprendere, cioè articoli, 45 articoli, no? Tutto questo. Però questo diritto umano lavora umanità, quello parlato prima, è bodhicitta. Il lavoro dei diritti umani è il lavoro dei bodhicitta. Non discrimina nessuno, non esclude nessuno, lottiamo per la pena di tutti. Essere umano. E questo è enorme, grande, tutto basato sull'etica, quasi etica laica, tutto, ma tutto preso dalla etica religiosa, del passato. Tutto quello buttato, quella religiosità, sono buttate, ma tutto preso antichi. Antichi testamenti, nuovi testamenti, buddhisti, induisti. Vede, tutto vede, diritti umani, ma fatto forma laica, no? C'è valore umano, incredibile di dentro, questa è una battaglia impazzita, bellissima. Solo questo via di mezzo, nostra arma del Tibet, no? Via di mezzo, però tanti tibetani vogliono combattere per l'indipendenza totale. Tanti qualcuno vuole, no? Né indipendente né via di mezzo, ma una self-determination, secondo me. Autodeterminazione, cioè questo è il diritto umano legato con la più.
Poi c'è altro, c'è ancora più, si chiama Tembe Utsu. Tembe Utsu è fortissimo, come via di Gandhi. Tembe Utsu vuol dire insisting in the truth, no? La veri, lotta, insistere per la verità. C'è una cosa con la non, pratica non attraverso pratica della non violenza radicale, non violenza dei gandhiani, e vincere la lotta, no? Quello che vogliamo. No? C'è quattro frasi in questa cosa, tutte quattro strade noi procediamo adesso, in realtà. Non si sa che strada arriverà alla fine, fondo, no? Per arrivare, per raggiungere il nostro obiettivo. Queste quattro strade seguiamo, non si sa. Questo è il mio, no? Gandhiani, cosa San Lorenzo c'è, io sono il nostro primo ministro, il nostro presidente, è serio, questo non è molto serio. Lui dice, lui sarà solo 100 persone come esattamente crede come lui. 100. Personalmente ho sentito sul suo discorso, una volta vicino a Roma, siamo insieme alla conferenza, ho detto, sarà solo 100 tibetani, esattamente anima, spirito, forza come lui. Se 100 trova come esattamente come lui, determinato come Gandhi, lui riuscirà a vincere questo padrone. E questa è una cosa fortissima, ma purtroppo solo lui, non c'è nessun altro. Ma nessun trovato. Nessuno, è interessantissimo, scusami, ma cosa è solo una riflessione sul politico. Grazie. Visti i tempi e la stanchezza delle persone qui presenti, molti che sono andati via, io cambio programma. Quindi non presento la mia relazione perché diciamo porterebbe via del tempo. E, diciamo, quindi spero che chiunque di voi voglia approfondire la conoscenza della situazione tibetana possa avere altre fonti teoriche che non la mia voce e le mie parole per poter diciamo, raccogliere tutti i dati necessari. Parto dai 100 però, voglio soltanto dire, presenterò il mio progetto, il nostro progetto, però parto dai 100 a cui ha fatto riferimento Geshe-la per parlare di 150, se posso. 150 tibetani che per dare visibilità, luce, ad oggi 150, sembra che il trend si sia fermato, ma non è detto. Spero che lo sia e che rimangano in vita, 150 oltre, correggetemi se sbaglio il numero, tibetani si sono dati fuoco e hanno sacrificato la loro vita per la causa del loro paese, sperando che le fiamme che li hanno avvolti fino alla morte potessero accendere una luce di attenzione sulla causa del loro tormentato paese. Quello che voglio ricordare e condividere con voi soltanto è che tra queste 150 persone c'erano giovani, adolescenti, il più giovane aveva 15 anni, i più giovani avevano 15 anni, i più anziani 60, e tra questi uomini e donne, monaci e laici, donne genitrici di 4 o 5 figli. Quindi io mi domando con i brividi, con la pelle, con i brividi sulla pelle, che cosa possa pensare la madre di 5 figli per decidere di preferire la morte pur di dare un futuro, una visibilità, una speranza di libertà ai figli, sacrificando la sua stessa vita. Credo che questo dovrebbe aiutare tutti noi a riflettere, a pensare che dobbiamo, possiamo, vogliamo fare qualcosa perché, come diceva Angelo prima, pigliamo una causa, qualunque sia, ma mettiamoci dentro l'anima, mettiamoci dentro il cuore, non molliamo, trasmettiamo questo pensiero, questo messaggio ai nostri figli, ai nostri nipoti, alle generazioni che verranno. E a questo proposito, due parole soltanto di presentazione su questo progetto che sta lì dall'inizio della conferenza, perché non riesco a levarlo dal computer, mi perdonerete, si è accampeggiato, ma forse non è un caso, non ho tempo per farvi vedere le immagini, però voglio soltanto presentare lo spirito di questo progetto. Il progetto si chiama Lo Spazio delle Memorie, non è un caso.
È un progetto che è iniziato in India del Sud nella Order of Indian People Home, che è una casa di riposo dove vivono oltre 100 anziani curati, accuditi, ultimi testimoni viventi di un Tibet libero, persone che hanno 70, 80, 90 anni, che stanno prossimi alla conclusione della loro vita terrena e che conducono in esilio gli ultimi giorni della loro vita. Abbiamo fatto uno sforzo. Naturalmente noi siamo la pulce di un pelo di un qualunque animale, quindi siamo piccolissimi, microscopici. Abbiamo fatto lo sforzo per far sì che questi anziani potessero essere collegati con i giovani, nel caso di specie i bambini delle scuole elementari, a un tiro di schioppo dalla casa di riposo. Vi sembrerà strano, ma questi bambini non erano mai entrati in questa casa di riposo. Abbiamo trascorso una giornata in cui abbiamo messo insieme 40 anziani, quelli che potevano muoversi, diciamo non allettati, e 40 bambini. E io di nuovo mi ritornano i brividi sulla pelle se ricordo le domande semplici di questi bambini a questi anziani, domande banali: perché il Tibet è stato occupato? Cosa possiamo fare noi tibetani per la causa del nostro paese? Domande strette, non come le nostre elucubrazioni mentali. E diciamo l'emozione, il calore nel corso di questo incontro è stato talmente intenso che mi ha, diciamo, spinto, sempre essendo così microscopici e piccoli, ad allargare questa esperienza, e così l'abbiamo esportata a Dharamsala, dove vive il Dalai Lama, la sede del governo tibetano in esilio, in un'altra casa di riposo, forse per isomorfismo, perché io diciamo ormai sono quasi la casa di riposo avendo 71 anni, però diciamo abbiamo cominciato a lavorare in questa casa di riposo, e all'inizio ho cominciato in maniera stupida perché i nostri pensieri, la nostra corteccia non funziona tanto quanto le nostre emozioni, e quindi ho cominciato io ad intervistare questi anziani e a chiedere la storia della loro vita in Tibet, la storia del loro avere attraversato l'Himalaya a piedi, arrivando qualcuno vivo, qualcuno amputato, qualcuno con le mani e piedi congelati, qualcuno non è arrivato. Insomma, quindi ho cominciato a intervistarli io, poi mi sono resa conto che questo era improprio, cioè che era quasi un abuso, e quindi diciamo, è ripartito il nuovo progetto, che è un progetto attuale sul quale stiamo mettendo l'anima, e che è quello di collegare gli anziani di questa casa di riposo con gli allievi del Tibetan Children Village, quelli delle ultime classi. Sono loro che intervistano gli anziani, sono loro che costruiscono una relazione tra questi ultimi testimoni del Tibet libero, e loro che sono le generazioni, il futuro, chi porta avanti l'orgoglio di essere tibetano. Quindi io ci tengo molto a questo progetto che sta là, si chiama Lo Spazio delle Memorie, e che grazie anche a un piccolo finanziamento che abbiamo avuto, alla bellissima notizia a settembre di avere ottenuto qui campeggia dalla Chiesa Valdese 8 per 1000, tanto per dire, un piccolo finanziamento che ci consentirà di raccogliere queste interviste, di fare un ebook, di fare un libro fotografico, di mandare il video che alcuni nostri volontari, collaboratori, colleghi, amici stanno preparando, in modo tale da metterlo nel museo del Tibet, in modo tale che i visitatori o gli anziani stessi o i giovani possano condividere con le stesse emozioni che abbiamo provato noi nell'ascoltare le interviste che questi ragazzi facevano agli anziani, possano condividere queste emozioni e possano apprendere, invece che leggerlo sui libri, dalla viva voce di questi testimoni ultimi, viventi, ripeto, del Tibet libero, quella che è la loro esperienza e il significato di vivere in esilio gli ultimi giorni della loro vita. Quindi ringrazio la Chiesa Valdese che ci consente di portare avanti questo progetto. Voglio ringraziare in aggiunta, visto che sono in chiusura e sui ringraziamenti, tutte le persone che sono state presenti oggi. La giornata è stata lunga, abbiamo cominciato stamattina alle 10, le iniziative sono state tante. Nello spirito della multiculturalità,
nello spirito di non essere affezionati al nostro proprio orticello. Abbiamo visto a cura di Anna Fedele e Caterina Berlini, abbiamo visto bambini esercitarsi a conoscere, a contattare la cultura del Tibet attraverso pratiche o attraverso il disegno, attraverso pratiche di yoga, di rilassamento. Abbiamo visto l'International Gatka Academy portare qui la loro esperienza di arte, non sarebbe un'arte marziale, ma insomma non la vogliamo chiamare, comunque di una tecnica per poter aumentare, ad accrescere l'equilibrio armonico della nostra mente. E quello che mi ha tantissimo colpito è una cosa banale, si tratta di un esercizio semplice, si tratta di costruire. Qualcuno di voi l'ha visto, l'ha sperimentato, perché qualcuno di voi è così coraggioso che sta qui da stamattina alle 10, grazie a queste persone fantastiche, di costruire il simbolo dell'infinito in pratica, il lotto infinito, di costruirlo con un semplice movimento accompagnato da una cosa che si chiama Marathi, da un'asta che si chiama Marathi. La nostra mente, così controllante, così in qualche maniera lucida ma anche rigida, ci impedisce di fare un movimento che è fluido, e i bambini che erano presenti avevano in maniera automatica questa capacità. Allora io credo, e sono confermata in questo pensiero, in questa sensazione, in questo vissuto, che sono loro la speranza del nostro futuro, quindi in loro riponiamo tutte le nostre speranze. L'ultimo grazie lo voglio rivolgere ai tanti tibetani che nel corso della giornata si sono avvicendati, laici, monaci, ragazzi, ne ho visti tanti, sono rimasta veramente colpita, perché molti non vengono da Roma, vengono anche da molto lontano, dall'Umbria, e soprattutto donne tibetane. Voglio ringraziare Dajen Dolkar e Tsetan Longini, due grandi donne tibetane che sono qui con la pelle, con il cuore, con l'anima, e che sono sempre, 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 giustamente uno potrebbe dire è la causa loro, ci mancherebbe che non ci fossero, ma non è così semplice, e non è così. Loro sono veramente due donne coraggiose, due grandi donne, e per me è un grande onore che siano qui oggi e conoscerle. Vorrei molto, un applauso. Di tutte le donne del Tibet, che sono le madri di tutti i figli del Tibet, e sono anche loro, la nostra anima e il nostro cuore. Vorrei soltanto che, se voi volete, un saluto da parte vostra, credo che per noi sarebbe una maniera bella, giusta e emozionante per chiudere questo incontro. Quindi Tsetan, se vuoi essere qui con noi, Dajen, se vuoi essere qui con noi. Saluto con la salute di Tsetan. E grazie per questo evento, Marilla, per tutti i presenti, e abbiamo parlato tanto. Io devo ringraziare, sono una donna tibetana, sangue tibetano, tutto, e ho la cittadinanza italiana perché sono stata adottata, ma il mio cuore è proprio del Tibet. Se io non lotto, io che sono tibetana, vivo in un paese, penso, democratico, se io non posso lottare per il mio paese, sarei veramente, calpesterei i bambini o le donne che soffrono anche in India, che lottano fino adesso, resistono, perché se resistere ancora per 60 anni, ancora 70 anni dalla occupazione del Tibet, è veramente, noi siamo ancora forti e noi non molliamo. E pensare che comunque 150 persone, ragazzino di 15 anni, si è bruciato. Pensate, se noi bruciamo, mettiamo la sua candela, ci fa male, tutto il corpo loro si è bruciato nel nome della libertà, chiedendo che Dalai Lama ritorni a casa in Tibet, che in Tibet via insegnamento a Lhasa,
chiede questa libertà, libertà dei diritti, della semplicità, di, cioè ognuno uomo, essere umano deve, che nasce, che esiste, cioè che noi lottiamo per questi diritti umani, per, non è solo bere, mangiare, ma per poter pregare in pace, per poter votare, per poter andare in giro vestita o parlare anche di dire della nostra pratica religione con tranquillità, non che sia vegliata da grande fratello, la telecamera che ci osserva, che non possiamo né nominare, non possiamo né tirar fuori la nostra bellissima bandiera del Tibet. È questa, ancora tuttora è così. Se succede anche in Italia, nel senso che la nostra bandiera, se chiediamo tutte le volte del 10 marzo per esporre nei comuni, nei nostri comuni, e non ci dà prima, magari ci fa fare delle riunioni, quella, ok, giorno che dobbiamo esporre non c'è, quindi è arrivata la telefonata. Qui siamo in Italia, non siamo in Tibet, non siamo in essere liberi. E quindi questa è la realtà attuale, ci capita tutti ogni anno comunque. E quindi io vi dico, lottate per i diritti, ma sono i diritti per tutti i diritti dei popoli sottomessi, ma anche per i nostri diritti, comunque per qua l'Italia. E ringrazio a tutti, grazie. Grazie. Bechan, mai vista una donna così piccola e così grande. E quindi anche a te l'onore e l'onere di un saluto. Grazie. Allora, vorrei ringraziare Maria e che ci ha fatto e Laura che ci ha fatto e Sambo e Angelo Mediante e tutti quelli che partecipano. Laura? Allora, è una giornata bellissima. Maria sempre ha lavorato, io sto sempre, io vedo vicino, veramente ringrazio dal cuore, non dico tante cose che ho già detto di persone, volevo ringraziare come tradizione tibetano a nome del 6 milioni di tibetani e associazione donne tibetane, comunità tibetana, tutti i 6 milioni di tibetani, volevo dare questo sciacquo. grazie Dejan, l'onore di essere ringraziata da 6 milioni di tibetani, me lo prendo tutto. Io non sarei qui tutta intera. E Caterina Bellini, che diciamo è doppiamente importante perché non solo mi ha accompagnato in India l'ultima volta che sono stata il 10 marzo, che come voi sapete, immagino, forse qualcuno di voi non lo sa, è la ricorrenza dell'insurrezione del popolo tibetano, e quindi c'è
sempre una grande manifestazione in Europa, in India, a Roma, più grandi, più piccole, a Dharamsala è speciale perché insomma lì diciamo, ha un significato particolare. Quindi Caterina è stata con me in questa occasione, abbiamo fatto con il suo prezioso aiuto le interviste di cui parlavo prima e quindi forse Caterina ci può confermare, da insomma era la prima volta che in qualche modo, se diciamo questa emozione che io, vecchia abitué della cultura tibetana, ho provato nell'occasione dell'incontro tra questi anziani e questi giovani. Se ci vuoi dire tu una cosa, ti ringrazio. Salve a tutti. Sì, era la prima volta che andavo in India, la prima volta che in realtà toccavo con mano proprio la cultura tibetana, perché è quello che in realtà studio tutti i giorni sui libri. Studio sanscrito e tibetano ormai da 4 anni all'università, però diciamo che è stata un'esperienza del tutto travolgente e diversa poi essere lì presente. Questo progetto mi ha colpito sin da subito per appunto la sinergia, l'idea di mettere insieme due dimensioni generazionali diverse e ancora di più quello anche di non interferire all'interno della relazione, appunto come diceva Maria, non di mettersi lì, di intervistare noi tibetani, di dire allora che pensi, discorsi antropologici, religiosi, politici eccetera, ma semplicemente di creare l'occasione, e penso che questo sia uno dei modi più efficaci, più anche realistici e veri per fare del volontariato, e quindi sono estremamente grata ad RF International, a Marilia, di avermi dato questa possibilità. Grazie. Grazie. Dulce Sincunda Pena, che ci ha fatto rilassare dopo la gatka, dopo la spada. Grazie. Creando un'occasione di yoga e di esperienza di tranquillità per tutti. Naturalmente ringrazio tutti gli amici dell'associazione, tutti i soci, tutti gli sponsor, cioè gli sponsor sono, uno si crede lo sponsor chissà che, lo sponsor è una persona che si fa carico di un, per noi, che si fa carico di un sostegno a distanza, cioè di sostenere un monaco, un bambino, un anziano e di aiutarlo a condurre al meglio la propria vita in esilio. Quindi ringrazio Antonella Izzo che oggi è qui con noi, e Giulia che è andata già via e tutti gli altri che insomma che sono venuti e sono stati per la mattina, oltre a tutti gli amici passati e nuovi che si sono affacciati in questa giornata, in questo incontro, e che hanno voluto condividere con noi il loro tempo, le loro emozioni, e spero insomma che sia stata una giornata piacevole per tutti. Per me lo è stato. Gianni naturalmente, vabbè. Vai. Sì. Gianni. Ma c'è io. Gianni. Tu sei sempre Gianni, pure lui è come i radicali, c'è sempre. Non manca mai. Alessandro. E con Alessandro, questa sciarpa d'Alessandro, questa capa d'Alessandro, che è una sciarpa di buon auspicio, che raccoglie gli 8 simboli di buon auspicio secondo la cultura tibetana, e simbolicamente è come se volessi che Dajan la mettesse al collo di ciascuno di voi e di tutte le persone che vi sono state. Oggi in veste di fotografa! Nives è bellissimo, casa del Tibet, di Votigna di Canossa e Roma. Bene, con questo penso che possiamo salutarci e vi ringrazio di nuovo.